Ragazzi, voglio parlarvi di una donna. Si parla spesso di donne, uomini, che non ci sono differenze. Ci sono. È questa donna che vi sto per presentare. È unica nel suo genere. E se qualcuno venisse da me a dirmi non ha differenza dalle altre donne, io lo torturerei fisicamente. Fortunatamente l'opinione comune di questa chat per questa donna è abbastanza unilaterale. La amiamo, anche perché tutti quelli che la insultano io li permabanno. Viva l'amore quando è forzato, no? Ma non c'è niente di forzato quando si parla di Gisella. Reaction time, reaction time. Merda, quella persona è morta e me ne sono accorto solo ora e vivo con lei da un anno. Reaction time, reaction time. Ah, è Mario, ok, a posto. Reaction time, non ci si annoia mai. Lo strano canale. E il video che ci guardiamo oggi è Da sola nella notte. Comunque, ragazzi, vorrei iniziare un po' una cosa. Mi sono ricordato di Liboschi Twitch. Liboschi Twitch mi ha mandato molti link al tempo di Gisella, però purtroppo poi è un idiota in tutto il resto. Vorrei fare il Liboschi Twitch count, il Liboschi count. Siamo a circa una settimana che Liboschi non è qua sul canale, quindi da una settimana in questo canale va tutto bene. Vorrei, è un po' come quella cosa in questa fabbrica, in questo stabilimento, non ci sono incidenti dagli operai da un anno, no? Vorremmo andare avanti questa cosa. Siamo una settimana e un giorno con oggi, se possiamo un attimo impegnarci a mandare sempre, sempre avanti questa cosa, e quando ritornerà. Ritorneremo a zero, ma finora siamo a 7 giorni. Gisella ha due vagine. Sbatteo, stai attento a cosa cazzo dici, che veramente sono sull'orlo della disperazione. Ok. Sebbene Setta ha donato 2 euro. Marco ti amo come amo Gigi Seselolola. Viva Gisella, viva la ciccia ciccicicciola. Bububububububab. Grazie, Seb Smet. Dov'è quello stronzone del bububu. Marco, ti dico una cosa, la mia crush mi ha proposto di farci una cannettina goliardica in gita e anche se non avevo intenzione di drogarmi quella sera ho deciso comunque di farlo perché l'amavo. La mattina seguente mi sono svegliato accanto a lei e avevo un'emicrania. È una delle storie più belle che abbia mai sentito, bro. Sarà che c'era la droga di mezzo? Maybe. Vabbè. Oh merda, non hai mai partecipato a una gisellata in diretta, sono on fire. Minchia, Sonny Girl, benvenuta, cazzo. Oggi si parla di morte. Oh merda. Non ho messo l'audio perché sono un succhiatore dei piselli più neri del mondo. Benvenuti sullo strano canale. Sei un angelo! Sei un angelo! Hai 80 anni, ma ne sembrano 20, ma come fai? Come fai? E io so che non ci sono filtri, io lo so. Io lo so. Polpetta Artica, benvenuto. Ragazzi, salutiamo tutti all'unisono. Gisella, l'unica donna del mondo, e se mi dicono che ce ne sono altre, minchiate. Siamo 8 miliardi, siamo 7 miliardi 800, 999 milioni 999 999 maschi. È Gisella, è un po' la puffetta. E non voglio sentire nessuna cazzo di battuta del senso, visto che era l'ultima donna, la prendeva da tutti. No,
Perché lei al massimo si tocca con i fiorellini. Bastardi. Fabri, grazie per l'abbonamento. Ti mando un bacione. Anche PayMay, ciao. Ciao GSLLA. Mi piace che ciao dice ciao, ma GS, perché lei è uno slogan, è uno stile. La puffa Madonna. Sì, 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 lei è la puffetta Madonna. Fattone. Marco, ti seguo da tantissimo e mi fai spaccare dalle risate da anni. Grazie di esistere. Grazie a te di dirmelo. Grazie, Fattone. Ma quel nasino piccolino, tutto carino. È tutta carina, ha denti perfetti, ha delle labbra. Se tu, se tu cerchi lips PNG, escono queste labbra. Un trucco che la fa ringiovanire, ma che non è spavaldo, cioè che non è troppo eccessivo. Capelli curati. E io sono sicuro che sa di vaniglia. Non al gusto, perché io non la toccherei mai, ma neanche tipo stringendole la mano. Io mi inchinerei e basta. Come proprio profumo. Oddio, sei bellissima. Dopo la scomparsa di Lauren, si ricostruisce la sua ultima notte. Tante le persone coinvolte che si dicono innocenti. Gisella, distruggimi l'anima e ricomponila allo stesso tempo con una carezza. C'è un... a casa mia... No, hanno questa sala prove, il gruppo folclorico dei miei genitori, e sono dei fottuti rincoglioniti, perché in un muro c'è questa enorme bacheca dove a forma di umano hanno messo i vestiti di mio nonno morto, che era stato il fondatore, uno dei fondatori del gruppo folclorico La Madonnina di Messina, esatto, si chiama così, e ci sono questi vestiti messi così, tradizionali messi così. Alla vista di tutti. E mio fratello, che era anche diventato anche uno dei maestri di ballo al tempo, aveva detto a mio padre e a suo fratello, che erano gli organizzatori, cioè sono stati gli eredi del gruppo di ballo, hanno detto: ma Dio merda, lo togliamo? E io con una ragazza al tempo le dissi: andiamo lì, mettiamo un'unica luce verso il vestito e scopiamola per terra davanti a mio nonno, perché voglio dissacrare in qualche modo, cioè non lo so, sborro nella bacheca. L'abbiamo fatto, è stato strano, più che bello è stato strano. Quello che voglio dirvi è: secondo voi Gisellona, ora non voglio sapere la vita di nessuno, voglio solamente sognare, no? Perché noi siamo muniti di questa fantasia che esiste, non possiamo farci niente, esiste e dobbiamo rendercene conto che esiste, dobbiamo dargli un po' di conto, se no ci mangia. Non voglio essere mangiato dalla mia fantasia. Secondo voi Gisella quelle scampagnate al cimitero se le fa? Cioè, se ti piace così tanto la morte, non vuoi renderla viva? Questo vi sto chiedendo. Non leggerò le risposte, però scrivetele. Ma siate educati. Qualcuno sta mentendo. Sei veramente un caps lock per me. Da sola nella notte. Ah, vai, vai, sound effect, musica. Vai, fallo, vai, go! Quando scompare, Lauren Spearer ha 20 anni e studia all'Indiana University a Bloomington. L'ultima volta che viene vista è venerdì 3 giugno 2. Si scopa proprio i cadaveri. Ho detto di essere educato, nero brace. Ti spacco il culo. 2011, dopo una serata di svago con gli amici. Da allora di lei non si è saputo più nulla. Rimane un caso aperto ancora oggi. Ma che fine ha fatto questa ragazza? Merda. Chi è il vero responsabile della sua scomparsa tra tutti i protagonisti che, come vedremo, appariranno sulla scena in quella notte estiva? Lauren nasce il 17... Dobbiamo fare i detective, quindi. 7 gennaio... Shervatz! Sei proprio una bella persona. A volte mi dicono il contrario, ma io credo più a te che agli altri. 1900. Grazie. 191. E cresce a Scarsdale, nello stato di New York. Scarsdale? È una ragazza senza particolari problemi, che a scuola ottiene ottimi risultati e ha una vasta cerchia di amicizie. Nel 2009 comincia il suo percorso accademico all'Indiana University. Volevi un bacino? Ma ci mancherebbe. Dove segue il corso in visual merchandising. All'epoca frequenta quello che abbiamo scoperto da poco, che è il suo ragazzo, Jesse Wolf. Ma puoi non sorridere sempre così, Scarlett? Comunque è stato lui. La sera della scomparsa Jesse non esce con Lauren, ma rimane a casa e... Aspetta, ricostruiamo tutto perché voglio seguirla bene questa.
All'epoca frequenta quello che è il suo ragazzo, Jesse Wolf. La sera della scomparsa, Jesse non esce con Lauren. Alla faccia di un mio follower, Jesse Wolf. Rimane a casa e, come affermerà in seguito, si limita a messaggiare con lei finché il sonno non lo fa crollare addormentato. Quindi lei è andata a una festa, ma lui non c'è venuto e ha messaggiato con lei. Lauren è uscita con alcuni amici. Ok, mi sa che è stato lui. Lui non solo è stato lui, ma in tutti i film dove appare questa faccia è stato lui. Che cazzo è? Tra i quali Jay Rosenbaum. Questo è un fan, ma di Daniele. Se quello di prima era un fan mio, questo è il fan di Daniele, ovvero quella persona là che vuole tantissimo fare l'Edgelord, copiando Daniele, ma solamente perché ha avuto una vita terrificante, una merda, è tipo la persona più triste del mondo. David Rohn e Corey Rohn. Lui è un fan di Mario, solo perché si droga tantissimo, questa è l'unica cosa. Osman. Lui è un fan di... Lui è un fan di quello là, del forzuto che bastona le persone, di Hercules, come si chiama? Come si chiama? Quello là che è scappato dalla polizia, come si chiamava? Fan di Omiatol. Pure, forse un po'. Come si chiama? Hercules. Ma che Don Vito. Viene in... Questa voglio seguirla bene. Ok, scusatemi. Lo fa crollare addormentato. Lauren è uscita con alcuni amici. Donali! Tra i quali Jay Rosenbaum, David Rohn e Corey Rosman. Viene... Comunque hanno tutti la faccia pronta. A qualcosa, non si sa bene a che, ma sono pronti. Immortalata mentre esce dal suo condominio. Si ritrova con David e Jay a mezzanotte e mezza nell'appartamento di Jay. A loro si unisce poco dopo anche il vicino Corey. Il gruppo comincia a bere e la notte di bagordi continua al Kilroy's Sports Bar, dove i ragazzi entrano all'1:45. Alle 2:30 alcuni testimoni vedono uscire Lauren assieme a Corey. Ha degli occhi blu leggendari Corey, cioè anche se quella macchina fotografica era una merda, quel blu è penetrante. Con tutto quell'alcol nel sangue, Lauren dimentica cellulare e scarpe nel locale. Le scarpe le ha tolte quando ha deciso di uscire sulla terrazza dello stesso locale. Come detto, a quel punto non è in sé e le sue azioni sono dettate dalla confusione mentale. Io non attribuirei il togliersi le scarpe alla confusione mentale, però poi sono opinioni. Corey e Lauren arrivano al complesso di appartamenti dove lei vive. Okay. Incrociano un paio di vicini che, notando la ragazza completamente ubriaca, le chiedono se sta bene. Situazione inquietante, una donna che ha bevuto troppo e un uomo brillo quanto lei che la sostiene. Perché inquietante? Ho sostenuto miliardi di mie amiche sempre ubriache quando ero a Messina, inquietante? Perché? Che cazzo... Oh, Gisellona, che succede? I vicini danno un'occhiata a Corey. Che sia il nobile cavaliere che un uomo dovrebbe essere in questo frangente? O si tratta di un ragazzo non più lucido che approfitterà in modo spregevole dell'occasione? Questo è tutto da vedere. Qualcosa nel suo atteggiamento fa loro pensare che la seconda supposizione sia quella giusta, ma non intervengono. Ma allora siete dei... Vabbè. Per qualche motivo i due ragazzi fanno marcia indietro e non entrano nell'appartamento di Lauren. È probabile che non sappiano nemmeno loro cosa stanno facendo. Escono. Comunque è un'immagine dell'ubriacatura, sia vera che falsa, perché comunque puoi essere anche ubriaco, ma a meno che non svieni e non fai schifo, su per giù capisci cosa è giusto fare. Su per giù, più giù che su però boh. Dall'edificio e imboccano un vicolo che li porta all'appartamento di Corey, a poca distanza. Sono le 2:50 del mattino. Lungo il vicolo Lauren inciampa e cade un paio di volte. La sua borsetta e le chiavi di casa verranno trovate lungo questo percorso. Ok, mi rimangio quello che ho detto prima, è totalmente idiota. Nell'appartamento di Corey è presente anche il suo inquilino, Michael Beth, che testimonierà dello stato pietoso dei due ragazzi. Corey vomita sul tappeto e poi si butta sul letto dove si addormenta all'istante. Ok, sono completamente fradici. Michael cerca di convincere Lauren a restare a dormire sul divano per smaltire la sbornia. Ma la ragazza, stando a quanto dirà lui, insiste nel voler continuare a bere. Non sapendo cosa fare, Michael decide di telefonare al vicino di casa, Jay Rosenbaum. L'assassino. Rientrato da poco. Quando Lauren arriva nell'appartamento di Jay, lui nota un livido sotto all'occhio della ragazza.
Si presuppone che se lo sia procurato cadendo nel vicolo dove ha lasciato cadere le chiavi e la borsetta. Se cadi per terra con la faccia ti accade una cosa diversa da un livido, Jay si offre di ospitarla fino al mattino dopo, ma Lauren rifiuta anche stavolta. Dai tabulati telefonici risultano due telefonate partite dal telefono di Jay. Jay afferma che tali chiamate sono state fatte da Lauren. Una è per David Rohn, che era presente... State seguendo i nomi? Perché totalmente no. ...nel locale quella notte. E l'altra è per un amico il cui nome non è stato reso noto. Perché Lauren avrebbe dovuto chiamare i due ragazzi? Lauren ha chiamato i due ragazzi, ok. Sappiamo che il suo cellulare era rimasto al locale, quindi si potrebbe pensare che volesse chiedere loro di venirla a prendere. Ma perché non ha chiamato Jesse, il suo ragazzo? Oppure voleva prolungare la festa e bere ancora in compagnia, anche se si reggeva a stento in piedi. Con un brivido possiamo ipotizzare che invece quelle chiamate le abbia fatte Jay, con quale intento lo si può immaginare. Comunque sia, nessuno dei due ragazzi risponde e non c'è alcuno scambio di messaggi. Alle 4:30 del mattino, Lauren lascia l'appartamento di Jay e da quel momento nessuno ha più notizie di lei. Jay la guarda dalla finestra mentre cammina in strada, diretta verso casa, scalza e completamente ubriaca. Merda. Ci si accorge che non è arrivata a destinazione solo quando, la mattina dopo, alle 11. Il suo ragazzo, Jesse, le manda un messaggio. Riceve la risposta digitata da uno dei dipendenti del bar che ha trovato il cellulare dimenticato da Lauren. Merda. Allarmato, Jesse si reca all'appartamento di Lauren e la coinquilina dice che non è mai rientrata. Jesse decide di denunciarne subito la scomparsa. Partono le ricerche e sono tantissimi i volontari che vi partecipano, tra studenti e amici. I genitori di Lauren, Rob e Charlene, arrivano nella cittadina universitaria con la speranza che la figlia spunti fuori da qualche parte, sana e salva. Purtroppo per loro questo non accade. Merda. In agosto alcune squadre di polizia, seguendo una segnalazione anonima, decidono di condurre una perlustrazione approfondita presso la discarica di Sycamore Ridge, a Pimento. È la discarica dove viene portata la spazzatura di Bloomington. Sono 9 giorni di ricerche infruttuose. Come unico indizio c'è l'immagine di un pick-up bianco che le videocamere di sorveglianza riprendono più volte quel mattino. Perché il veicolo compie tanti giri attorno all'isolato dove Lauren è stata vista per l'ultima volta? Si è speculato che si trattasse di qualcuno, tra virgolette, a caccia. Deve essere un incubo fuori di testa. Ti scompare la figlia, la fidanzata, l'amica e non hai la minima idea di che cazzo sia successo. Non sai da dove iniziare a cercarla. Come fai a cercare una persona che non esiste più? Ma in una cittadina universitaria, in un venerdì sera, che tra tante... Antonio, 21 mesi. Erano 21, puoi contarli, sono un grande. Feste e tanto alcol si è trasformato nelle prime ore del sabato. Ci sono grosse possibilità di incrociare qualche studentessa che torna a casa con passo malfermo e la mente annebbiata. Se alla guida del pick-up c'era un predatore sessuale, quel girare in tondo assomiglia fin troppo al comportamento di uno squalo in cerca di una preda. Si risale Gisellata all'autista che risulta essere Jane McLeish. Un ex detenuto appena uscito di prigione. Oh oh. È stato condannato per violenza domestica dopo aver picchiato la moglie. Oh oh. Vive a soli 10 minuti dal punto in cui Lauren è stata vista per l'ultima volta. Cos'è quella cosa che ha sul... Cos'è quella cosa là? Gli chiedono di sottoporsi al test poligrafo, cosa che lui accetta di fare. Cos'è il test poligrafo? Lo supera, ma come sappiamo non è un test affidabile al 100%. È quello della verità? È quello del... 100%. Rimane uno dei sospettati, assieme a Jesse, il ragazzo di Lauren. Sono così egocentrico. Corey e Jay vengono subito dopo. Da notare che i tre si sono trovati un avvocato già all'inizio delle indagini.
Jesse ha dato una mano nelle ricerche solo i primi due giorni, dopodiché è stato praticamente portato via di peso dai genitori. Strano comportamento per qualcuno che dice di non sapere cosa sia successo. Beh, siamo in America, quando diventi un sospettato la tua vita diventa una merda, sia mediaticamente che proprio una merda fisicamente, devi sempre fare testimonianze, interrogatori eccetera, quindi probabilmente i genitori lo volevano proteggere. A quanto sembra il suo alibi è solido, era a casa a guardare la partita di pallacanestro dell'NBA. Nessuno lo ha visto in giro per locali o dove non avrebbe dovuto trovarsi. Sta dicendo la verità? Oppure ha confessato qualcosa di terribile ai suoi genitori che prontamente gli hanno trovato un avvocato? Stando a coloro che lo conoscono, non è una persona violenta che avrebbe potuto far del male a Lauren. La polizia tiene d'occhio anche Corey perché è colui che quella notte è rimasto con Lauren per la maggior parte del tempo. Si rifiuta di parlare con i genitori della ragazza e con gli investigatori, sicuramente su consiglio del suo avvocato. Questo blindarsi dietro un muro di silenzio, però, lo fa sembrare colpevole. C'è da ricordare che quella notte era ubriaco fradicio ed è praticamente svenuto una volta arrivato nel suo appartamento con Lauren. Analizziamo Michael. Lui è rimasto con la ragazza una volta che Corey si è addormentato. Ha avuto la bislacca idea di scaricare Lauren nell'appartamento di Jay che... Hashtag bislacca. A sua volta l'ha lasciata tornare a casa in condizioni miserevoli. Miserevoli. Decisione deprecabile, ma dal... Basta, miserevoli, deprecabile, bislacca, basta! D'altronde, da quelle parti, ogni fine settimana capita di vedere studenti e studentesse che tornano a casa barcollando. Barcollando. Dobbiamo pensare che i tre amici le abbiano fatto qualcosa di male, che l'abbiano uccisa. In questo caso... O sono solo dei freelancers. Dove si sarebbero svolti l'aggressione e il successivo delitto? Da Corey oppure da Jay? Se nessuno di questi... Per strada. Questi ragazzi c'entra nulla. Bisogna prendere in considerazione l'idea che qualcuno l'abbia aggredita mentre camminava verso il suo condominio. Secondo me è super possibile. La terza ipotesi è il malore. Lauren aveva dei problemi al cuore e non avrebbe dovuto bere eccessivamente o assumere sostanze illegali. Ricordiamo che è caduta molte volte nel vicolo. Magari ha battuto la testa e il trauma cranico si è sommato ai problemi di... Ho sentito bene, trauma cranico? Vicolo. Magari ha battuto la testa e il trauma cranico... Il trauma cranico? È caduta molte volte nel vicolo. Magari ha battuto la testa e il trauma cranico si è sommato ai problemi di cuore, portandola alla morte in uno dei due appartamenti. Il panico scatenatosi in Michael lo avrebbe spinto a chiamare Jay, il quale avrebbe poi effettuato quelle due chiamate di cui abbiamo... Ha detto trauma. ...parlato prima. Trauma cranico. Ma perché non chiamare subito il 911 per richiedere un'ambulanza? Altra domanda. Ammesso... E ok, ha detto trauma, cazzo! ...che Lauren non stesse morendo e fosse semplicemente ubriaca e poco gestibile. Ma infatti siamo nella landa delle ipotesi. Niente è vero, niente è falso. Perché non hanno chiamato il... Ok, trauma cranico. ...suo ragazzo, Jesse... per avvisarlo della situazione e pregarlo di accompagnarla. Hashtag team trauma, se siete dalla mia o dalla loro. Casa. Man mano che le indagini procedono, salta fuori un altro nome, quello di Corey Hammersley. Questo ragazzo, che una volta era uno studente modello e un atleta ammirato dell'università, ha gettato via tutto a causa della droga. Entra a far parte... Almeno due persone del team trauma, solo per farmi contento, eccone uno. Parte del caso un anno dopo, quando ha un crollo nervoso epocale causato dalle sostanze che assume. Quando le pattuglie arrivano davanti alla sua casa, allertate dai vicini, trovano il 21enne fuori di sé, urlante, completamente nudo e armato. Il ragazzo fa fuoco verso i poliziotti, forse nella speranza di costruire... Ma chi è sto tizio? ...dato via tutto a causa di un studente modello e un atleta ammirato dell'università, ha gettato via tutto a causa della droga. Entra a far parte del caso un anno dopo, quando ha un crollo nervoso epocale causato dalle sostanze che assume. Deve essere difficile in America scoprire chi è stato quando tutti quanti sono dei fottuti pazzi. Quando le pattuglie arrivano davanti alla sua casa, allertate dai vicini, trovano il 21enne fuori di sé, urlante, completamente nudo e armato. Il ragazzo fa fuoco verso i poliziotti, forse nella speranza di costringerli a sparare a loro volta, commettendo quello che viene chiamato suicidio per mano della polizia.
ci vogliono due proiettili per ferirlo e renderlo innocuo. Mentre si trova in carcere, vede alla TV un notiziario che parla di Loren. Dice al carcerato che gli siede a fianco che conosce il responsabile. Afferma che tale responsabile gli ha raccontato che la ragazza era ubriaca e ha preso una pastiglia di ecstasy. Merda. Poco dopo è andata in overdose ed è morta. Terrorizzati, i ragazzi che erano con lei non sapevano cosa fare, perciò l'hanno portata presso il fiume Ohio, dove si sono liberati del corpo. Nonostante sia piuttosto credibile che sia andata così, visto anche l'atteggiamento sospetto dei tre ragazzi presenti quella sera, le autorità non prendono in considerazione questa pista e decidono di non seguirla. I genitori di Loren intentano una causa contro tutti pista con pasta. Tra i ragazzi che erano con la figlia. La denuncia è per negligenza. Sono accusati di aver fatto bere la ragazza quando già era ubriaca e di non essersi premurati di farla arrivare a casa sana e salva. Il giudice respinge tale denuncia, viste le numerose teorie e ipotesi formulate dalla polizia su cosa potrebbe esserle successo. In altre parole, senza un cadavere a dimostrare la causa della morte, non si può accusare formalmente nessuno. Mettiamo da parte i tre ragazzi e guardiamo le cose da un'altra prospettiva. Un estraneo ha rapito Loren mentre camminava per strada, da sola. Perché pensarlo? Perché 4 anni dopo un'altra ragazza scompare nella stessa zona. Anna Wilson, 22 anni, viene vista per l'ultima volta il 24 aprile 2015, mentre esce dal medesimo locale in cui Loren è stata la sera del 3 giugno 2011. Anna sale su un'auto con qualcuno che dovrebbe riportarla a casa, ma non ci arriverà mai. Il suo corpo viene ritrovato il giorno dopo in un campo incolto nella contea di Brown. È stata picchiata a morte. Chi l'ha uccisa è Daniel Messel, che durante la lotta furibonda messa in atto da Anna per difendersi, ha lasciato cadere il proprio cellulare, che è poi rimasto accanto al corpo della donna. Fin troppo facile per la polizia correre a casa dell'uomo e sorprenderlo con una borsa piena di vestiti macchiati. Vorresti fare un riassunto? Sta tizia qua è sparita dopo essere obbligata con degli amici e nessuno sa niente. Non è ancora stato risolto il caso. Sangue e un'auto. Questo tizio è nato per uccidere. Altrettanto piena di tracce ematiche. 65 anni di carcere. Questo è il verdetto. E il rossetto? Sarebbe facile fare 1+1 e incolparlo anche della probabile morte di Loren, ma non è così. La polizia non crede che l'uomo sia colpevole anche di questo atto criminoso. Ne è passato di tempo da quel giugno del 2011. Minchia, un sacco di tempo. Un decennio in cui le indagini si sono in pratica arenate e nessuno è stato ancora accusato. Palesemente ucciso. Anna ha avuto giustizia. Loren ancora no. Non ha gisellato. Non ha gisellato. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima. Non si sa, l'ha detta come l'ha detto all'inizio. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco Guino. Elisa, che paura e pelo. Grazie per gli abbonamenti, ma wait a minute. Che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima. Video. Alla prossima.
Intanto questo sorrisino qua lo mangerei a sbafo. Uno, due, dov'è? Come cazzo ha fatto? È sicuramente un trucco. Che intendi? Cioè che se volessi posso farlo anch'io? Provaci anche tu. Non so da dove iniziare, non mi metti un po' a disagio. Merda, ok. Scomparire è terribile, non solo perché non ti troviamo più, non sappiamo dove sei finito. È terribile anche perché non possiamo. Non sappiamo dove sei. Non sappiamo dove sei, è terribile, non sappiamo dove sei. Come finisce una storia che purtroppo non ha ancora avuto fine? In nessun modo. Se non con delle lacrime e dei sospiri, tipo, ah, non arriverà mai la persona che è scomparsa, non tornerà più. Vabbè, quello che posso dire al riguardo è solamente che speriamo in un futuro dove possa tornare a noi questa ragazza, Corin, e che si sappia qualcosa. Alla prossima. Fottetemi! Donne, e anche uomini, anche se non mi piacciono così tanto. Ma come hai fatto? Solamente noi influencer lo sappiamo e non dobbiamo dirlo a nessuno. La persona che è scomparsa non tornerà più. Che speriamo fare a noi questa ragazza, Corin, e che si sappia qualcosa. Alla prossima. Assurdo, sono troppo bravo. Bene, molto bene. Peccato manchi il no, 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 no. No, 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 no.